Eccolo. Alessandro Miressi entra in corsia numero 8. Beh, lui medagliato a Tokyo con la staffetta, argento europeo qui. Un Alessandro Miressi che, come abbiamo detto, è primatista italiano, 47-45, nuotato proprio in questa vasca, in quell'occasione, cioè in quel campionato europeo. Vedremo se avrà trovato la chiave giusta per cambiare marcia tra mattina e pomeriggio. In corsia numero 1 Burras, poi Dylan Carter, il ragazzo nato in California ma che nuota per Trinidad e Tobago, specialista soprattutto in vasca da 25, in vasca da 50 nettamente più in difficoltà. Poi Brooks Kerry per quello che riguarda gli Stati Uniti in corsia numero 2, argento in staffetta a Tokyo, oro qui con la 4% stile libero da tenere d'occhio. Ma beh, a proposito di medagliati olimpici, anche Lorenzo Zazzeri può vantare tutto ciò. Un Lorenzo Zazzeri galvanizzato dalla presenza del pubblico, non ha perso occasione per ricordarlo. Sì, è sempre molto attento a quello che succede al di fuori della piscina e ovviamente quando sei a ridosso, a contatto con il calore del pubblico dopo tanto tempo in cui non l'hai sentito, ti dà una bella spinta e lui ha voluto segnalarlo. Gara che include il giovanissimo Popovici, l'emergente Liendo, il campione universitario americano Curry, e insomma un po' di atleti pericolosi, con riferimento di cui si è detto prima, sotto il 48 per entrare in finale. Direi che sia quello proprio il vincolo necessario. Popovici, punto di riferimento assoluto per tutti. Liendo Edwards, che ricordavi, curiosità per il canadese dopo che è riuscito ad andare a podio al mondiale in vasca corta ad Abu Dhabi lo scorso mese di dicembre, erano anche quelli campionati del mondo. Adesso vediamo in vasca lunga se riesce a confermare quella abilità prestativa. Dall'alto al basso della vasca, Burras, Curry, Pan, Popovici, Liendo Edwards, Zazzeri, Carter e Miressi. Si sale sul blocchetto di partenza della semifinale numero 2 al mondiale di Budapest per quello che riguarda la gara regina ai 100 stile libero. Giù dal blocchetto di partenza Italia in corsia numero 6, terza dal basso con Lorenzo Zazzeri, in corsia numero 8, prima in basso con Alessandro Miressi, il più veloce alla reazione allo start, il cinese Zhang Lo Pan. Adesso vediamo come riesce a gestire la vasca di andata. Alessandro Miressi di solito si fa forte della vasca di ritorno, mentre Lorenzo Zazzeri cerca di non perdere il treno che gli fornisce Joshua Liendo Edwards. Davanti il canadese, poi Curry e poi Burras. Il passaggio di Zazzeri 22.94, il passaggio di Miressi 22.87. Si torna dalla parte opposta con una vasca abbastanza compatta, un Miressi che ora ci prova d'orgoglio a fare il Miressi della situazione. Lassù il migliore al ritorno è di Popovici, manco a dirlo, però anche Miressi in ottima posizione. Vediamo un po' Zazzeri, Zazzeri fa 47.96, riesce a scendere sotto il 48 ma in settima posizione. Alessandro Miressi quinto, 47.89. Andiamo di corsa in pubblicità per prenderci una pausa e riordinare le idee. Record del mondo giovanile impressionante per David Popovici, vicinissimo al record del mondo, poi parleremo anche di questo. Facciamo una mano di conti, torniamo tra poco, restate lì. Bentornati alla Duna Arena, punto della situazione veloce veloce per darvi la corretta chiave di lettura. Semifinali dei 100 stile libero. È entrato in finale con il sesto tempo Alessandro Miressi, ex equo ottavo Zazzeri con Nandor Nemeth. Spareggio all'orizzonte, brividi che non finiscono mai alla Duna Arena. Sta per cominciare la prima semifinale del 50 dorso femminili che non vi faremo perdere. E ora andiamo da Elisabetta Caporale. Per una battuta veloce con Alessandro Miressi, che ha messo tutto il suo orgoglio oggi in acqua. Sì, oggi sta finale in qualche modo dovevo prendermela. Ce l'ho fatta e adesso cercherò di riposarmi per dare il meglio domani, anche se non sono al mio top della forma.